Ciao da Domenico e da Barbara. Benvenuti e bentornati nel Tough Lab di Wolt. Il Tough Lab di Wolt è l'evento virtuale con cui intendiamo metterti a conoscenza delle ultime novità di Wolt. La volta scorsa ti abbiamo presentato la nuova batteria PowerStack, la prima batteria per utensili professionali con le celle a sacchetto. Ti abbiamo presentato anche i nuovi trapani 18 V DCD 800 e DCD 805, due utensili particolarmente potenti ed ergonomici. Ed infine abbiamo visto insieme il nuovo avvitatore di impulsi da un quarto di pollice DCF 850. Oggi ti presenteremo due nuovi utensili della gamma di avvitatori ad impulsi multifunzione da mezzo pollice DCF 921 e DCF 922. Ti presenteremo inoltre il nuovissimo trapano 12 V multiteste DCD 703, il massimo per chiunque si trovi a lavorare in piccoli spazi o in situazioni difficili da raggiungere. E per concludere vedremo insieme i due nuovi avvitatori ad impulsi da mezzo pollice 12 V. Davvero molto interessante, e permettimi Barbara a questo punto di presentarti questi due nuovi fantastici avvitatori. Gli avvitatori di impulsi DCF 921 e DCF 922 arrivano con un attacco quadro da mezzo pollice e si distinguono per le dimensioni compatte, le prestazioni e la versatilità. Grazie alle funzioni in dotazione consentono di svolgere le più comuni operazioni di avvitatura di viti metriche e tirafondi con la massima sicurezza, precisione e risparmio di tempo. Le caratteristiche tecniche degli avvitatori di impulsi di CF 921 e 922 sono sostanzialmente le stesse. In questo video ti parlerò delle differenze che li distinguono e delle applicazioni per cui sono stati concepiti. Grazie al potente motore 18V XR brushless e al sistema di percussione completamente ridisegnati, i due avvitatori sviluppano una coppia massima di serraggio che arriva fino a 406 Nm ed una coppia di spunta e svitatura che arriva fino a 610 Nm. Con un peso totale, esclusa la batteria, di solo 1 kg e 100 grammi, i DCF 921 e 922 si presentano come gli utensili con il miglior rapporto tra la potenza e l'ergonomia del mercato. Il selettore con i tasti a membrana è protetto dall'ingresso dello sporco, oli, solventi, umidità e polvere, consentendo l'uso delle macchine negli ambienti di lavoro più difficili come nell'industria, le officine meccaniche e i cantieri edili. Il selettore dell'avvitatore di CF 921 consente di selezionare due velocità e di conseguenza due livelli di coppia in avvitatura, al fine di regolare con la massima precisione la potenza secondo delle dimensioni del giunto. La funzione Precision Wrench consente l'avvitatura di viti metriche con la massima sicurezza e praticità. Quando la vite arriva a fine corsa, l'avvitatore si ferma per una frazione di secondo per consentire all'operatore di completare il serraggio con la massima sensibilità, evitando di superare il carico massimo consentito. In svitatura, il numero di giri rallenta quando viene allentato il dado, al fine di evitare che si sfili dalla vite, limitando in questo modo le perdite di tempo ed eventuali situazioni di pericolo. La funzione ponteggi introduce una frizione elettronica regolata in modo da consentire l'avvitatura di morsetti per ponteggi e tubi innocenti con la giusta coppia per assicurare il miglior fissaggio senza però deformare i tubi. In svitatura la macchina si ferma una volta allentato il morsetto, evitando quindi che si perda il bullone. Il selettore posto sull'avvitatore di impulsi di CF 922 consente di selezionare le due velocità e la funzione Precision Wrench per l'avvitatura delle viti metriche, ma al posto della funzione ponteggi è presente la funzione che facilita l'avvitatura di tirafondi nel legno. Questa caratteristica risulta particolarmente utile in carpenteria, nell'installazione delle linee vita, tetti, pannelli solari, aumentando la velocità di avvitatura ed eliminando il pericolo di contraccolpi. Un'altra caratteristica che distingue l'avvitatore di impulsi DCF 921 dal DCF 922 è il sistema di tenuta delle bussole. Entrambi con attacco quadro da mezzo pollice, il primo arriva con anello elastico e il secondo con spina di ritenzione.
Grazie alle caratteristiche di prestazione e compattezza che li distinguono, gli avvitatori di impulsi 18V XR di Walt e di CF921 e di CF922 possono essere utilizzati con profitto nelle più comuni applicazioni nell'ambito dell'automotive, industria, impianti di staffaggio e manutenzione. Le imprese edili e gli installatori di ponteggi preferiscono il DCF921 che è dotato della funzione ponteggi, mentre i carpentieri, installatori di tetti, pannelli solari, fotovoltaici e linee vita trovano la massima soddisfazione con il DCF922. L'abbinamento con le batterie PowerStack migliora ulteriormente l'ergonomia e il comfort degli utensili, riducendo la fatica e aumentando ulteriormente la resa nel lavoro. Incredibile che utensili così compatti siano davvero in grado di raggiungere prestazioni così elevate. Come hai visto nella presentazione, Barbara, i nuovi avvitatori di impulsi di CF921 e di CF922 consentono di lavorare in modo più efficiente e sicuro. Ma non è tutto. Hai ragione, Domenico, non è tutto. Negli ultimi tempi di Walt sta investendo molto nel rinnovamento della gamma. E non possiamo non menzionare anche il nuovo avvitatore DCF 891. Certo, Barbara, lasciami dire che anche in questa occasione DeWalt ha superato se stessa. Pensa che questo utensile, nonostante le dimensioni particolarmente compatte, riesce a raggiungere una coppia di 812 Nm in avvitatura e addirittura 1084 Nm in svitatura. L'utensile ideale per l'installazione di strutture in metallo è nell'ambito dell'automotive, per esempio anche nel cambio delle gomme. Grazie Domenico. Fino ad ora abbiamo visto batterie e utensili 18V. Non dobbiamo dimenticarci però che la gamma di Walt è molto più ampia ed in grado di soddisfare le aspettative di qualsiasi professionista in tutti i campi di applicazione. Perché predilige le dimensioni compatte e la leggerezza, non possiamo fare a meno di menzionare la gamma 12V. Sono d'accordo, Barbara. Abbiamo visto gli avvitatori da mezzo pollice 18V. Anche nella gamma 12V abbiamo avvitatori di impulsi da mezzo pollice che erogano ben 340 Nm di coppia in avvitatura e 500 Nm di coppia in svitatura, in dimensioni estremamente compatte. Bene Domenico, dacci allora una spiegazione più completa di questi nuovi utensili. Come sempre, con molto piacere, Barbara. Questa nuova generazione di avvitatori di impulsi è un concentrato di tecnologie molto innovative che consentono di sviluppare coppie molto elevate in macchine particolarmente leggere e compatte. I due avvitatori di impulsi si distinguono per lo standard di attacco delle bussole. Le prestazioni e le caratteristiche generali sono sostanzialmente uguali. In questo video prenderò ad esempio il DCF901 con attacco da mezzo pollice per descriverti i benefici e i vantaggi comuni ad entrambi. Il nuovissimo motore XR 12V brushless da 51 mm super compatto è derivato dall'esperienza maturata con la serie 18V brushless ad alte prestazioni. Questo consente all'utensile di poter lavorare alle massime performance per lunghi periodi di tempo senza sovraccaricarsi, con un vantaggio importante dal punto di vista dell'efficienza, quindi dell'autonomia, della durata dell'utensile e delle batterie. L'innovativo sistema di percussione, potente e di dimensioni molto contenute, è in grado di sviluppare coppie in avvitatura fino a 340 Nm e coppie di picco in svitatura fino a 500 Nm. Tutto questo in un utensile che pesa solo 1 kg e 400 g, inclusa la batteria, e una larghezza totale di circa 134 mm. L'elevata potenza e l'incredibile ergonomia di questi nuovi avvitatori di impulsi sono certamente i vantaggi più apprezzati dagli utilizzatori. Un'altra caratteristica molto riconosciuta dai professionisti che usano DeWalt è il sistema di illuminazione a tre LED installato nella parte frontale della macchina, che consente di mantenere la massima visibilità dell'area di lavoro in qualsiasi condizione, riducendo al minimo le zone d'ombra. L'avvitatore di impulsi è sempre più utilizzato dagli installatori in tutte le occasioni, dall'avvitatura di viti per il calcestruzzo, all'avvitatura di ancoranti nella muratura, al montaggio di impianti di staffaggio, linee vita, impianti fotovoltaici e tanto altro ancora.
Allo stesso tempo, questo tipo di utensili sono tradizionalmente apprezzati nell'ambito dell'automotive, non solo per la manutenzione degli pneumatici, ma anche per lo smontaggio delle parti meccaniche, della carrozzeria e tanto altro ancora. A questo scopo, di volta ha realizzato una versione speciale per le officine meccaniche, sia dell'avvitatore da mezzo pollice che di quello da 3/8, la versione G. In questa speciale versione, le macchine arrivano con in dotazione uno stivale in gomma che riveste il corpo per proteggere la carrozzeria da eventuali urti. Le batterie sono realizzate con un guscio resistente ai solventi, oli, agli agenti chimici e con un rivestimento in gomma antiurto. Le versioni automotive arrivano con l'apposita spugna preformata per cassetto, pronta per essere inserita nel carrello portautensili. Anche questi prodotti sono molto interessanti. Mi avevi promesso che mi avresti mostrato un nuovo avvitatore 12 volt. Certo Barbara, il prossimo utensile è un trapano avvitatore della serie 12 volt con caratteristiche molto particolari, il nuovo fantastico DCD703. Guarda questa presentazione e poi dimmi cosa ne pensi. Il trapano a batteria 12 volt XR DCD703 si distingue per versatilità ed ergonomia e grazie all'attacco rapido in dotazione che consente di installare 4 diversi mandrini permette di avvitare e forare su legno e metallo in tutte le condizioni. Il trapano a batteria DCD703 per mezzo del potente motore brushless sviluppa fino a 57,5 Nm di coppia consentendo forature fino a 20 mm nel legno e 10 mm nel metallo. Grazie alle due velocità meccaniche riesce sempre a completare il lavoro con la massima velocità possibile, migliorando sensibilmente la produttività e il profitto per l'impresa. Il trapano avvitatore 12 volt XR DCD703 è estremamente ergonomico e leggero. Il corpo macchina pesa solo 900 grammi e arriva con in dotazione 4 diversi mandrini. Quello autoserrante con capacità che va da 1,5 a 10 mm, il mandrino angolare con attacco da 1/4 pollice, il mandrino porta insetti e il particolare mandrino eccentrico, entrambi con attacco rapido da 1/4 pollice. I mandrini si fissano sul trapano per mezzo di un attacco rapido e si possono orientare in 16 posizioni diverse. La sostituzione del mandrino è molto semplice, basta tirare l'anello di ritenzione per estrarlo e allo stesso modo, mantenendo l'anello tirato, accoppiare il perno esagonale interno per fissarlo. Per regolare il mandrino nelle diverse posizioni, tirare l'anello di ritenzione ed estrarre il mandrino per la distanza necessaria a superare i dentini di accoppiamento. Per completare l'operazione, accoppiare i dentini nella posizione desiderata con una leggera pressione. Il mandrino autoserrante in dotazione con il trapano avvitatore 12 volt XR DCD703 consente di fissare saldamente le punte per la foratura e gli inserti per l'avvitatura in modo semplice e veloce. Il rivestimento in materiale plastico evita che possa danneggiare i materiali nobilitati o verniciati durante l'installazione dei moduli. È possibile sfruttare la particolare ergonomia del trapano DCD703 fissando gli accessori direttamente sull'alberino dell'utensile. Il trapano avvitatore in questa modalità raggiunge una larghezza inferiore ai 13 cm, inserto escluso. Nelle situazioni in cui abbiamo necessità di assicurare gli accessori sull'utensile in modo da garantire la massima tenuta e il minimo ingombro, abbiamo a disposizione il mandrino portainserti con attacco rapido da 1/4 pollice. Il mandrino eccentrico risulta particolarmente utile per avvitare in tutte le situazioni in cui non è possibile operare con quello convenzionale, consentendo avvitature a filo con la massima precisione e con un notevole risparmio di tempo e fatica. Il dispositivo angolare consente di operare negli spazi più angusti dove non è possibile arrivare con altri utensili. Quando si dovesse rendere necessario, può essere combinato sia con il mandrino portainserti che con quello autoserrante da 10 mm. Il LED posto sulla scarpa dell'utensile è orientato in una particolare inclinazione in modo da illuminare efficacemente l'area di lavoro senza l'ombra del mandrino. Grazie alle sue caratteristiche, il trapano avvitatore 12 volt XR DCD703 è l'ideale per il montaggio di mobili, installazioni di scale, serramenti, arredamento nautico,
carrozzeria, impianti elettrici, cablaggi e per chiunque si trova spesso a lavorare ed avvitare su legno e metallo in piccoli spazi e condizioni difficili. Il nuovo Trapo Navigatore DCD703 fa parte della famiglia di utensili 12 volt XR di Volt, una gamma in continua espansione che si distingue per le dimensioni e il peso molto vantaggiosi, in particolare per chi si trova spesso ad operare in piccoli spazi, lavori sopra testa o a braccio teso, senza rinunciare però a prestazioni eccezionali e riducendo al minimo la fatica. È incredibile quanto tempo si riesca a risparmiare grazie al nuovo DCD703, un utensile estremamente versatile e al tempo stesso incredibilmente ergonomico. Come sempre, DeWalt ci sorprende con utensili e batterie che superano ogni aspettativa. Grazie Domenico. Anche oggi abbiamo terminato le presentazioni delle novità. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito. Rinnoviamo a chiunque desideri ulteriori informazioni circa i prodotti della gamma DeWalt l'invito ad iscriversi sul nostro sito internet mydewalt.it. Come tutti voi sapete, DeWalt presenta sempre al mercato novità di prodotto. Non resta quindi che darci un arrivederci ai prossimi eventi virtuali che stiamo già preparando. A presto! A presto!